festeggia l'auto nel parcheggio oltre l'area camping di Chianale, molto affollato nei fine settimana. Dirigendosi verso la pineta, un cartello indica il sentiero U21 verso il Lago Bleu. Il sentiero inizia inoltrandosi in un fitto bosco di larici, con percorso semplice e regolare. Siamo partiti da poco alla volta dei Laghi Blu. La temperatura alla partenza era frizzantina, circa 7-8 gradi, ma sicuramente adesso il sole scalderà a dovere perché, come avete visto, non c'è una nuvola oggi. Risaliamo di buon passo il vallone dell'Antolina, ammirando rigogliosi ruscelli e graziose fioriture. In breve tempo arriviamo al limite del bosco in vista della costa Bouchette. Termina qui la prima parte di sentiero immersa nella pineta, quindi da qua mi raccomando crema solare. Percorriamo ora il tratto assolato che ci conduce verso le rocce soprastanti. Superata la bastionata rocciosa, giungiamo alla Grange Antolina con un attraversamento pianeggiante. Quest'ultima zona, ancora in ombra, sale ripida costeggiando un piccolo torrente proveniente dal lago. Raggiungiamo la zona lacustre in corrispondenza di un bivio. Siamo giunti a questa prima deviazione. Alla sinistra vedete che l'itinerario prosegue per il Lago Nero, che ovviamente toccheremo dopo per ultimo in discesa. Ora proseguiamo le spalle e siamo praticamente arrivati al Lago Bleu. Non ci resta che salire quest'ultima rampa per arrivare allo splendido Lago Bleu. Siamo lasciati il Lago Bleu alle spalle, come vedete, e ora si prosegue circumnavigando il lago e il sentiero continua sempre a salire nel vallone. Una palina indica il percorso per i prossimi laghi, che si sviluppa vicino al maestoso ed imponente Roc della Niera. Dopo circa mezz'ora di cammino, superato un tratto arido e roccioso, giungiamo al lago Longe, contornato da splendide cime ancora parzialmente innevate. Una piana costellata da singolari ometti di pietra ci conduce infine, costeggiando il suo emissario, al primo dei laghi Bess, confinante già con la Francia. Tornati sui nostri passi, merita sicuramente una visita al bivacco Olivero, ricovero di recente costruzione. Bene, dopo aver visitato anche il bivacco Enrico Olivero, ora ce ne torniamo sui nostri passi. Ci sarebbero altri laghetti in questa zona da visitare, però purtroppo per me il tempo scarseggia. Quindi torniamo al Lago Bleu e andiamo a vedere ancora il Lago Nero. Eccoci ritornati al Lago Bleu che stiamo costeggiando, come vedete. Ora ritorniamo al bivio che vi ho fatto vedere precedentemente per il Lago Nero. Dal bivio per il Lago Nero si segue la traccia che costeggia il suo emissario. Bene, ci siamo quasi all'ultimo lago di giornata.
Si giunge quindi in breve al Lago Nero, situato in una conca ai piedi della Tour Real. Con questa magnifica visuale del Lago Nero chiudiamo questa gita. Questi laghi sono uno più bello dell'altro, inutile dirlo, infatti questa è una gita molto molto frequentata e consiglio a tutti, ovviamente, se potete, chiaramente, di venire a fare la gita infrasettimanale, in maniera da godervi appieno la pace di questi luoghi. Un grazie a tutti per aver guardato questo video, vi invito a mettere mi piace, a commentare se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale per essere aggiornati sulle prossime uscite. A presto! Ti è piaciuto questo video? Fammelo sapere nei commenti, metti un like e iscriviti al canale e non dimenticarti di seguirmi sui social.